Ne. Vertice tra rappresentanti sindacali della polizia locale e direttore generale del comune. Sul tavolo la decisione di far lavorare i vigili fino alle 3 del mattino nei fine settimana. Da sciogliere anche il nodo dell'assemblea, convocata per domani. La Sapienza di Roma e Bicocca di Milano raccolgono dati per la mobilità sostenibile di Vicenza e per dare stimoli al piano del comune. Nel mezzo l'opera di Confartigianato, i fondi del PNRR da agganciare. Un'impresa vicentina aggira i meccanismi doganali di importazione per non pagare i dazi imposti dall'Unione Europea sui prodotti cinesi. Scatta un sequestro da 470.000 euro. Un litigio e vecchi dissapori hanno dato origine a un gesto pericoloso. Una ragazza bassanese avrebbe appiccato il fuoco al letto sul quale il compagno stava riposando. Entrambi sono finiti in ospedale. Sopralluogo della provincia e della dirigente scolastica provinciale all'istituto Artusi di Recoaro sono infatti completati i lavori di ristrutturazione. Siamo alla vigilia della partita più dura. Domani al Menti arriva la capolista Lecce. I biancorossi devono solo vincere. I tre punti significano però anche la promozione per i pugliesi. Ora le parole di Baldini. Il Famila di Schio si aggiudica la prima partita della serie di finale con un vantaggio di 10 punti su Bologna. Domani sera, sempre a Schio, è prevista gara 2. Ancora i tifosi potranno entrare gratis. Partecipa ai nostri Mutuo Days. Il 13 e 14 maggio ti guideremo nella scelta del finanziamento più adatto alla tua futura casa. Prenota online l'appuntamento nella filiale più vicina. Buongiorno, ben ritrovati al telegiornale di prima edizione in questo venerdì 29 di aprile. In primo piano c'è la trattativa fra comune e polizia locale per il turno notturno, una trattativa che in qualche modo coinvolge anche la situazione che vivremo domani con la fondamentale partita di calcio fra Vicenza e Lecce e tutta la gestione dell'ordine pubblico in qualche modo coinvolta per il fatto che la polizia locale avrebbe convocato per domani una assemblea sindacale. Allora ci facciamo aggiornare sulle ultime novità con il collegamento di Tommaso Quaggio. Tommaso. Buongiorno, vertice questa mattina a Palazzo Trissino tra i sindacati della polizia locale e il comune per fare il punto sul braccio di ferro innescato dai sindacati degli agenti del comando di contrasoccorso Soccorsetto dopo la decisione di ampliare l'orario di servizio degli agenti della polizia locale nei weekend fino alle 3 del mattino, il cosiddetto terzo turno serale. Un incontro urgente chiesto dai sindacati per capire come agire da qui ai prossimi mesi. Un terzo turno contestato proprio dai sindacati degli agenti di polizia locale della città che nella giornata di domani avevano anche programmato un'assemblea sindacale di protesta in concomitanza con la delicatissima partita che si giocherà al Menti nel pomeriggio di domani, Vicenza-Lecce. Un'assemblea sindacale però che è stata revocata dopo la decisione del questore che sostanzialmente ha precettato circa una ventina di agenti della polizia locale che dovranno così essere in servizio e l'assemblea è stata rinviata. Dicevamo una partita delicatissima, quella che si giocherà domani al Menti tra Vicenza e Lecce, non solo per la salvezza dei biancorossi ma anche per il Lecce che potrebbe anche con una vittoria essere promosso di direttamente in Serie A, ma l'attenzione è tutta rivolta all'ordine pubblico perché sarà un Menti da tutto esaurito con più di 10.000 tifosi che arriveranno in città per assistere alla partita. Da qui la decisione di schierare quello che è veramente un piccolo esercito intorno allo stadio, circa 200 agenti delle forze dell'ordine che dovranno vigilare su tutta l'area, area che sarà controllata anche non solo intorno allo stadio ma nei quartieri limitrofi. Questa mattina nel frattempo il comune ha anche firmato un'ordinanza straordinaria per la gestione della viabilità intorno al Menti che sarà chiuso 2 ore prima dell'inizio del match. E per ora è tutto, la linea può tornare allo studio.
Grazie a Tommaso Quaggio, cambiamo argomento, ci occupiamo di mobilità sostenibile perché le università Sapienza di Roma e Bicocca di Milano hanno studiato il traffico vicentino, grazie anche all'intervento di Confartigianato Imprese Vicenza, questa mattina la presentazione dei dati, allora noi subito andiamo a collegarci con Anna Iselle. Anna. Sì, buongiorno da Palazzo Trissino, mobilità sostenibile, piccole e medie imprese, PUMS. Parte da qui lo studio promosso da Confartigianato Vicenza proprio per promuovere e dare una mano sul fronte della mobilità sostenibile in città. Qui con noi il presidente di Confartigianato Vicenza, Gianluca Cavion. Buongiorno innanzitutto presidente. Un progetto che parte nel 2021, avete appunto dato disposizioni alle università di Roma e di Milano di questo studio proprio per portare il vostro contributo alla città di Vicenza sul fronte della mobilità sostenibile. Sì, è stato dato questo incarico per essere di supporto all'amministrazione facendo delle valutazioni per quanto riguarda anche le nostre imprese che lavorano all'interno della nostra città. Che cosa è emerso da questo studio? Ma sicuramente sono degli aspetti propositivi che possono dare delle agevolazioni alle nostre imprese perché andando a qualificare al meglio quello che è la mobilità le nostre aziende possono risparmiare tempo e anche sotto l'aspetto della sostenibilità a creare meno inquinamento e meno emissioni di CO2 in atmosfera. Un progetto appunto importante anche appunto sotto il profilo di quello che le aziende possono risparmiare soprattutto in questo momento difficile. Sicuramente, visti i costi che oggi le nostre aziende stanno supportando, avere un'agevolazione per quanto riguarda sia il risparmio di tempo ma anche il risparmio dei mezzi e soprattutto sotto l'aspetto dell'emissione in atmosfera è un vantaggio perché il tema della sostenibilità è un tema molto caro a Confartigianato. Noi siamo partiti ancora parecchi anni fa con determinati progetti proprio sul tema della sostenibilità per cercare di essere attori principali per quanto riguarda il tema della sostenibilità e della tutela delle nostre imprese. Grazie Presidente, questo è il punto della situazione, da Palazzo Trissino è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Anna, buon lavoro. Noi proseguiamo con la cronaca. Sequestri per 470.000 euro da parte della Guardia di Finanza nei confronti di un'impresa vicentina che avrebbe aggirato alcuni meccanismi di importazione per prodotti e quindi non pagare i dazi imposti dall'Europa sui prodotti cinesi. Secondo le indagini, una società vicentina avrebbe aggirato le regole doganali per importare elettrodi in tungsteno prodotti e imballati in Cina, ma fatti spedire attraverso aziende thailandesi compiacenti che in cambio di specifiche commissioni compilavano documenti falsi sull'origine dei prodotti. Tradotto, l'impresa ha potuto così fruire dell'applicazione di un dazio del 6% invece che del 63,5%, garantendosi così un risparmio fiscale illecito, secondo le indagini, di oltre 470.000 euro, frutto dell'evasione del dazio antidumping e dell'IVA sull'importazione intesa come diritto di confine. L'indagine della Guardia di Finanza ha ricostruito un meccanismo che, secondo le ricostruzioni, introduceva così nel mercato europeo prodotti a un prezzo molto inferiore rispetto a quelli di mercato, causando gravi distorsioni nella concorrenza. Si tratta del primo caso nella provincia America di un provvedimento cautelare richiesto dal procuratore europeo delegato di Venezia. Le denunce scattate al termine degli approfondimenti per i reati di contrabbando aggravato e falso ideologico. Una raffica di telefonate moleste, sarebbe stato questo il motivo per il quale l'allora manager della Popolare di Vicenza, Samuele Sorato, avrebbe chiesto a un amico carabiniere di rintracciare l'intestatario di quel numero di telefono. Incassato il favore, ora per lo stesso Sorato si apre un procedimento per accesso abusivo ad un sistema informatico, lo stesso titolo di reato contestato anche al carabiniere che si sarebbe prestato a questo favore. Ci spostiamo a Bassano con il prossimo collegamento con Barbara Todesco per farci raccontare di un episodio accaduto ieri e che poteva avere gravi conseguenze. Barbara.
Sì, buongiorno, è tornata a casa, è stata dimessa dall'ospedale la giovane di 24 anni che è accusata di incendio e lesioni. La giovane infatti è accusata di aver appiccato il fuoco al materasso in cui due notti fa riposava un amico, un 25enne, in questa abitazione proprio. Dalle prime indagini all'origine del gesto ci sarebbero motivi futili, pare infatti che la giovane avesse accusato l'amico di aver maltrattato il proprio cane. Potrebbe addirittura avere premeditato il gesto secondo i magistrati, avendo volutamente proprio invitato l'amico nella sua abitazione. Non è chiaro cosa abbia fatto realmente scattare in lei una rabbia tale da spingerla a prendere del liquido infiammabile e ad appiccare il fuoco al letto in cui dormiva l'amico. Certo che una volta capita la gravità del gesto, la ragazza ha iniziato a gridare e a dare dunque l'allarme. Sono stati i genitori della giovane a chiamare i soccorsi. Il 25enne è stato immediatamente trasportato al San Bassiano e poi dimesso con lesioni giudicate guaribili in 25 giorni, stessa prognosi anche per la ragazza, che però ha subito anche altri tipi di lesioni, perché presa dal panico, quindi non solo quelle legate all'incendio, presa dal panico si è gettata dal balcone del primo piano. Come dicevamo, le indagini sono ancora in corso, il magistrato ha scelto di non sottoporre a un fermo la giovane, ma di indagarla a piede libero. Per il momento da Bassano è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Barbara, noi adesso invece ci occupiamo dei navigator, lo sapete, figure nate con il reddito di cittadinanza avrebbero dovuto facilitare l'ingresso al lavoro, rischiavano a loro volta di rimanere senza occupazione, invece la loro figura è stata prorogata ancora dal governo. Dovrebbero trovare lavoro ai disoccupati, ma l'unica occupazione assicurata è quella loro. Fallimentare il ruolo dei navigator, figure rimaste nell'ombra, 23, quelle assegnate nel 2019 al Vicentino e distribuite nei vari centri per l'impiego. I navigator hanno fallito da questo punto di vista. Mi dispiace dire che lo sostenevo, che era mal indirizzato il progetto Navigator. Nate con il reddito di cittadinanza, le figure dei navigator rischiavano di trovarsi senza lavoro. Il loro contratto scade il 1 maggio, ma il governo ha deciso di allungarlo per altri 4 mesi. È la terza proroga. Non ho purtroppo ancora nessun dato di quanti collocamenti hanno gestito i navigator. 2 navigator assegnati ad Arzignano, 4 a Bassano, 2 a Lonigo, 5 a Schiottiene, 2 a Valdagno, ben 8 a Vicenza. Hanno operato secondo le disposizioni di ANPAL, agenzia del Ministero per le Politiche Attive, ma di attivo si è visto ben poco. Alcuni di questi 23 si sono poi stabilizzati, trovando un posto fisso attraverso il concorso pubblico nei centri per l'impiego. Il navigator, insomma, ha aiutato soprattutto se stesso. È stato gestito in maniera, secondo me, raffazzonata a livello nazionale. 142 i navigator partiti in Veneto con la bussola per trovare la rotta, ma il naufragio nel mare della disoccupazione non è stato evitato. Nei giorni scorsi un'importante decisione della Corte Costituzionale, secondo la quale è illegittimo imporre automaticamente il cognome del padre al figlio. Negli anni il tentativo di risolvere questo problema da parte delle famiglie si è scontrato con burocrazia molto difficile da superare. Un anno di pratiche per avere il doppio cognome. È terminata nel 2020 l'odissea di Matteo Bizzotto Montieni, bassanese, che nel 2019 aveva deciso di chiedere anche il cognome della madre. Come lui tanti altri si scontrano con la burocrazia per un loro diritto. Da ieri la Corte Costituzionale ha stabilito che sono illegittime le norme che impongono di dare automaticamente il cognome del padre ai figli. Ora si assumeranno i cognomi di entrambi i genitori. Io ho dovuto affrontare circa un anno di autorizzazioni, di permessi, un percorso che ho cominciato con domanda alla Prefettura di Vicenza, che ha visto la necessità di pubblicare il decreto sia nel comune di residenza, Bassano, ma anche nel mio comune di nascita. Un percorso lungo, difficoltoso. Ora la legge dovrà quindi renderlo più semplice. Le motivazioni che spingono a chiedere il doppio cognome sono diverse. È stato un desiderio che è nato dalla voglia di portare nel mio nome la storia e l'affetto di entrambi i rami della mia famiglia. La regola di dare automaticamente il cognome del padre è discriminatoria nei confronti delle donne, secondo la Corte Costituzionale. Ora è importante che il Parlamento legiferi al più presto per avere delle regole chiare, secondo i bassanesi, che sono
sono favorevoli al doppio cognome. Era ora, è una vita che aspetto il secondo cognome, quasi quasi lo cambio di nuovo. Lo cambio, davvero, no, davvero, perché è indiscriminante, non capisco. Se... Favorevole, completamente favorevole, è giusto così. Penso che sia anche giusto, penso una cosa giusta, perché ci sono tante, come si dice oggi, situazioni un po' particolari. Sono d'accordo, d'accordissimo, magari prima quello della moglie e dopo quello del marito. Uno studio epidemiologico voluto, chiesto dalla regione ma mai condotto. È attorno a questo tema che si è svolta gran parte dell'udienza di ieri sul processo in corso per l'inquinamento da FAS. Sul banco dei testimoni il dottor Domenico Mantoan. Fuori dal tribunale sventola un'enorme bandiera per chiedere subito la bonifica della Miteni. Dentro al Palazzo di Giustizia, sul banco dei testimoni, sfila l'ex direttore generale della Sanità Veneta, Domenico Mantoan, a capo anche della task force sulla contaminazione da FAS tra il 2016 e il 2017. Al centro della sua deposizione, fatta di molti non so o non ricordo e durata oltre due ore, soprattutto uno studio epidemiologico fantasma. Gli avvocati hanno insistentemente chiesto all'ex direttore soprattutto dell'indagine epidemiologica sulla popolazione, richiesta ma mai eseguita, pur essendo stata finanziata con una delibera di giunta, e ad oggi nessuno sa se sia stata fatta o meno. L'abbiamo finanziato noi come Regione Veneto e dato l'incarico all'Istituto di Sovranità di fare questo tipo di studio. Non so che, come sia andato a finire lo studio osservazionale dell'Istituto Superiore della Sanità, sono studi lunghi. Uno studio che, vista la mole di dati raccolti sulla popolazione fino ad oggi, sarebbe indispensabile per capire il nesso di casualità tra inquinamento e malattie. Allora, noi abbiamo una massa di dati accumulati in questi anni che secondo me è assolutamente doveroso fare uno studio epidemiologico per capire cosa è successo alla nostra popolazione in questo inquinamento che ha pochi esempi. In aula, anche per la prima volta, la deposizione del maresciallo del NOE di Treviso, Manuel Tagliaferri, che ha condotto per conto della Procura le indagini sulla Miteni, un test chiave arrivato in aula con un dossier che sarà esaminato anche nella prossima udienza del 19 maggio. Gran finale per il Festival della Cultura di Rosà con Carlo Nordio, l'ex magistrato trevigiano, ha presentato il suo ultimo libro, ma ha parlato anche della guerra in corso tra Russia e Ucraina e di un possibile impegno in politica. Io non so amministrare neanche casa mia e quindi non saprei nemmeno non potrei proprio amministrare uno Stato ed essere un leader partitico. Carlo Nordio risponde così a chi come Vittorio Sgarbi lo tira per la giacchetta, indicandolo come premier ideale per un futuro governo di centrodestra. La stessa area politica che lo inserì nella rosa dei possibili presidenti della Repubblica. È stata una sorpresa, è stato allo stesso tempo un grande onore, ma è stato anche uno scampato pericolo alla fine. Fuori dall'arena politica, l'ex magistrato può dedicarsi a presentare il suo ultimo libro, come ha fatto a Rosà chiudendo il Festival della Cultura. Il saggio si intitola Giustizia, ultimo atto. 30 anni dopo Tangentopoli e la fine della Prima Repubblica, è la magistratura a essere crollata, secondo Nordio. Purtroppo sta attraversando un momento di grave crisi, tutta una serie di scandali e di baratterie politiche che hanno fatto scemare la fiducia che i cittadini hanno nei confronti della magistratura. Le riforme della ministra Cartabia non bastano, l'ex giudice confida nei referendum del 12 giugno. Quello che conta nel referendum è il messaggio che dovrebbe essere dato dai cittadini, che occorre proprio una forte rivoluzione copernicana della giustizia. Nordio ha le idee altrettanto chiare sull'attuale crisi internazionale. L'invasione russa va fermata. Senza se e senza ma, secondo me l'Ucraina va aiutata anche con le armi a difendersi. Ci potrà essere una Norimberga per Putin? No, questo è difficile perché questi processi non si possono fare in contumacia. Occorre la presenza dell'imputato e vedo difficile che Putin possa presentarsi volontario a un tribunale internazionale. Restiamo in tema di aiuti al popolo ucraino. Proprio per raccogliere fondi a favore dei profughi, una manifestazione che occuperà il fine settimana.
Polenta, baccalà e tanta solidarietà, la Proloco Postumi scende in campo per il popolo ucraino. Una cena d'anconetta nel salone della Proloco con sindaco e assessori nelle vesti di camerieri sabato 30 maggio. Si proseguirà poi con la vendita del piatto principe della tradizione culinaria vicentina. Punti vendita che Piazza Biade sabato e domenica mattina pomeriggio e invece davanti alla chiesa di Anconetta alla domenica mattina. L'iniziativa, organizzata dalla Proloco Postumia con il patrocinio del Comune di Vicenza, arrivata alla terza edizione, quest'anno si tinge di giallo e blu per sostenere diversi enti del territorio che destineranno il ricavato per aiutare i profughi in fuga dalla guerra arrivati in città. Questa iniziativa che speriamo porti molti fondi per... non quasi il popolo ucraino, ma proprio per la gente che è qui a Vicenza, che noi cercheremo di sostenere dal punto di vista economico. La polizia locale di Marostica preferisce il consorzio nord-est vicentino rispetto all'unione del Bassanese e le minoranze accusano l'amministrazione Pavan di mancanza di leadership. Marostica ha deciso. Il servizio di polizia locale sarà affidato al consorzio tienese Nevi. A dire il vero, per l'ok definitivo, manca l'ultimo tassello del passaggio in consiglio comunale, ma sarà solo una formalità e così da stasera l'ingresso in Nevi sarà cosa fatta. Maggioranza e opposizioni della città degli scacchi, infatti, sulla decisione sono assolutamente concordi. Cosa che invece non si può dire per Bassano, dove il mancato ingresso di Marostica nel comando dell'Unione Montana del Bassanese non ha mancato certo di scatenare polemiche. Chiaro che è evidente che se un'amministrazione dello stesso colore politico dell'amministrazione di Bassano decide di andare da un'altra parte invece di aggregarsi a Bassano, è un esempio chiaro e cristallino della difficoltà di Bassano e dell'amministrazione Pavan di fare leadership su un territorio. È un ennesimo passo indietro. Un passo indietro rispetto ad un progetto, quello del trasferimento della polizia locale in seno all'Unione dei Comuni, condiviso, anzi voluto dalle minoranze un tempo al governo della città e che, nato per aumentare la leadership bassanese, rischia invece di trasformarsi solo in un costo aggiuntivo per il suo bilancio. Perché è vero che questo allargamento, questo aver trasferito le funzioni della polizia locale è una cosa assolutamente positiva nella quale anche noi crediamo e abbiamo sostenuto, però bisogna capire, guardare bene dentro i conti, perché una spesa ulteriore di 500.000 euro a carico del comune di Bassano del Grappa è una riflessione che va assolutamente, assolutamente fatta ed è una cosa che chiederemo. Si sono conclusi i lavori della scuola alberghiera di Recoaro, l'Artusi, ecco perché questa mattina il presidente della provincia e anche la dirigente scolastica provinciale hanno compiuto un sopralluogo. A seguire questi lavori la collega Alessandra Altomare, che ci racconta gli ultimi particolari al telefono. Alessandra. Buongiorno, un ammodernamento da 1.500.000 euro. L'istituto alberghiero Artusi di Recoaro ha bisogno appunto di alcune ristrutturazioni che sono state portate a termine, finanziate dalla provincia di Vicenza, che oggi insieme al provveditore agli studi è qui a Recoaro per vedere di persona appunto il grande lavoro che è stato fatto. Un fuore all'occhiello, come ha ricordato il preside, ma anche il provveditore agli studi, che subito il giorno del suo insediamento aveva parlato delle grandi potenzialità degli istituti superiori della provincia di Vicenza, a iniziare appunto dall'istituto Arcuri di Recoaro. Insomma, una visita che oggi ha portato qui anche il sindaco di Recoaro, una delegazione che ha fatto un giro nella struttura che praticamente ha visto lavori importanti come gli ammodernamenti delle cucine. Insomma, il Covid non ha fermato le intenzioni e soprattutto i finanziamenti dati dalla provincia di Vicenza. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio, grazie. Quella che vi raccontiamo fra poco è una storia importante e singolare, perché c'è una maratoneta vicentina iscritta alla maratona di Berlino che correrà mascherata, e tutto questo per solidarietà. Sono una runner considerata da tutti la runner mascherata. Originaria di Marano Vicentino, madre e moglie, ha deciso di correre le sue gare mascherata per far sorridere i bambini.
Silvia Marsetti parteciperà alla Maratona di Berlino 2022. Lo farà per raccogliere fondi da destinare al progetto Seminare Autostima, creato con lo sportello donna Anna Filomena Barretta di Marano Vicentino, assassinata dal marito nel 2018. Silvia, con alle spalle una grande esperienza sportiva che nel tempo ha convertito in iniziative di aiuto e solidarietà, è pronta per questa nuova avventura. Per raccogliere fondi, per donare, basterà cliccare nel link della rete del dono e cliccare seminare autostima. Verrete reindirizzati direttamente nella raccolta fondi e potrete donare anche delle piccole cifre, perché piccole cifre fanno una grande somma. Silvia è pronta soprattutto per correre a Berlino il 25 settembre, partecipando a una delle più importanti maratone del mondo, sia per il numero degli iscritti sia per il percorso veloce. E rieccoci in studio dopo la pausa pubblicitaria per occuparci di sport. Abbiamo già citato la fondamentale partita di domani fra Vicenza e Lecce. Questa mattina la conferenza stampa del mister, che peraltro si è appena conclusa. E allora Baldini dice di aver convocato Bichel e Greco, malgrado una settimana di lavoro differenziato per infortuni non gravi. Non svela Francesco Baldini la formazione, ma si concentra sul piano della volontà. La gara, ha detto, è certamente più cruciale per il Vicenza, che deve vincere per continuare a sperare, piuttosto che per il Lecce, che affronterà Pordenone all'ultima di campionato. Eppure il Lecce, accompagnato al Menti da tanti tifosi, non verrà qui a passeggiare, ha detto letteralmente mister Baldini. Allora noi abbiamo fatto una sintesi delle sue parole, le ascoltiamo insieme. Se andiamo a vedere i numeri del Lecce, sono numeri impressionanti. Insomma, è la squadra che ha vinto più partite dopo la Cremonese, è il secondo miglior attacco, la miglior difesa, ha i primi due posti i capocannonieri, perché con Coda e Strefezza sono primo e secondo in classifica, Strefezza insieme a Donnarumma. Hanno nelle ultime 11 partite perso una volta sola, hanno perso 4 partite in un campionato. Se io mi dovessi concentrare su questi numeri sarebbe veramente complicato, quindi è proprio per questo che è importante il come affrontiamo la gara, e il come è quello di una gara fondamentale, e parlo sotto l'aspetto mentale, fisico. I ragazzi si sono preparati bene, mentale, fisico, di temperamento, che domani non deve mancare, proprio per quello che abbiamo detto prima. Abbiamo tanto da perdere, quindi domani mi aspetto una grande partita dei miei ragazzi, sotto tutti i punti di vista. Ho visto occhi diversi, spirito diverso questa settimana, ho visto concentrazione, e mi auguro che tutto quello che ho visto questa settimana si riporti in campo domani. Abbiamo avuto un'altra settimana per conoscerci ancora di più, io con loro e loro con me, e quindi mi aspetto di fare ancora meglio di Como. E poi ripeto, se il Lecce sarà più bravo di noi in campo, gli stringeremo la mano, ma domani dobbiamo lasciare in campo tutto quello che abbiamo, cuore, testa, determinazione. Dobbiamo veramente uscire e non avere più niente dentro, e questa è la cosa più importante. Nell'edizione serale avremo tutti i particolari. Intanto il primo scontro di finale scudetto per il basket femminile va al Famila, che si impone su Bologna con 10 punti di scarto. La partita è importante e il Famina la mette sul giusto binario fin dall'inizio, con un parziale di 11-1 nei primissimi minuti, che poi è il distacco che si registrerà alla fine dell'incontro sull'83-73 per le padrone di casa. Ma certo, la prima finale con Bologna non è andata tutta sul velluto come si potrebbe pensare, perché già sul finire del primo periodo c'è la rimonta felsinea, che mette sul tabellone un 21-15 come punteggio della frazione iniziale.
Sandra Lasini e compagne, ben note al pubblico scredense, si fanno vedere, ma le Orange rispondono con addirittura 4 giocatrici in doppia cifra finale: Gruda 10, Kisa 12, Laxa 18, Sottana 13. Se da una parte ci sono parecchi errori nei liberi, 10 quelli fuori bersaglio per Schio, le padrone di casa si rivelano invece molto più efficaci nel tiro da 3 punti, che permette proprio nel finale di contenere il ritorno delle bolognesi e di fissare il divario in quei 10 punti che si sono rivelati fondamentali. La finalissima insomma inizia nel migliore dei modi, ma per le Orange non c'è possibilità di rifiatare né di distrarsi. Già domani sera, sempre a Schio, arriva gara 2 e ancora una volta la società offre l'ingresso gratis ai propri tifosi, che ieri sera erano 1780 e domani potrebbero essere ancora di più. Restiamo in tema anche con i programmi della serata. Come ogni venerdì alle 21.15 l'appuntamento è con R Sport. Fasi cruciali per tutte le formazioni, focus sul settebello di successi per la Ranger Pallanuoto, e poi alle 21.50 rigorosamente Lane per trattare tutti gli argomenti alla vigilia di quella che abbiamo definito come una partita assolutamente decisiva. Dunque con questa edizione è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci. Partecipa ai nostri Mutuo Days. Il 13 e 14 maggio ti guideremo nella scelta del finanziamento più adatto alla tua futura casa. Prenota online l'appuntamento nella filiale più vicina.